per presentarvi il prossimo ed ultimo brano, ovvero Heal the World di Michael Jackson. Non c'è modo migliore che descrivervene la traduzione, perché il testo è pura poesia. Heal the World, tradotto cura il mondo, non invita a guarire il mondo dalle sue ferite. Infatti, se la guarigione può essere intesa come un evento più o meno repentino, il concetto di cura implica una quotidiana attenzione al mondo che ci circonda, ovvero alle persone che incontriamo. Solo così, trovando quel piccolo posto pieno d'amore che è dentro di noi, potremo rendere il mondo un posto migliore, un posto più luminoso da lasciare in eredità ai nostri figli, dove il cambiamento più grande comincia da noi, dai nostri piccoli gesti in grado di cancellare il dolore e il dispiacere. Ma il cambiamento non cade dal cielo, non ci piove addosso come una benedizione. Bisogna costruirselo, con fatica e con profondo rispetto per la nostra vita e per le persone che la loro vita l'hanno già persa. Yeah.
Siamo arrivati alla conclusione e sono necessari diversi ringraziamenti. Innanzitutto grazie a Massimo e a chi ci ha aiutato con il montaggio. Grazie a te. Grazie a tutti i cori e ai loro portavoce in particolare. E ai musicisti. Perché so che questo è un periodo sempre pieno di impegni e di eventi, per cui star dietro alle prove in tempi strettissimi è una fatica da non sottovalutare. Poi ovviamente grazie a Don Nicola, Don Alberto e Don Francesco che vedo per la loro disponibilità.